hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. Rientriamo in diretta, vi abbiamo fatto ascoltare sia Mad World, Pietro, e poi anche la sigla adesso stiamo scaricando un po' di sigle. Che altro ti viene in mente, Alessandro? Quale altro soundtrack? E di Dominique. Chi è Dominique? Oh. Dominique di American Horror Story, l'abbiamo citato. Ah, allora, soundtrack American Horror Story. Scrivi Dominique, mi dice Dominique, ecco qua, questo? Sì. Ok, John. Vediamo un po', ecco, come al solito, Ostia. Ostregheta. Eccolo. Allora, Dominique, qual è? Aiuta, questo story. Qui? Dominique, sì. Da 3 minuti e onze? Molto. Qui sta facendo, amigos. Intanto. Insomma, che dire, direbbe Luca Quarto, mettendo in sottofondo la sigla del Trono di Spade. E stiamo in attesa. Comunque, questo canale che sta facendo Sky, nuovo, Alessandro, ci darà la possibilità di vedere parecchie serie nuove. Devo dire una cosa di Sky, che ecco, forse rientro un attimo in un campo che non è quello della radio in questo momento, ma da quando a Sky sì. è stata tolta l'IVA al 10%, che come ricordate qualche anno fa spopolava. Quando è stata messo Sky in concorrenza con le altre televisioni, sì. A quel punto è partita una guerra, una guerra ai diritti televisivi. Certo. E infatti vediamo che i diritti televisivi del campionato calcio, certo. sono stati comprati da Sky. Questo tutto in seguito. Moto mondiale, il Formula 1, il moto mondiale che ormai è inguardabile, perché ce l'hanno tolto dalla televisione in chiaro. Ecco, la Formula 1 che seguo in particolare ce l'hanno tolta dal chiaro, perché è entrata anch'essa con i diritti su Sky, e Sky ha un po', diciamo, preso un po' tutto, perché è così. Se poi aggiungiamo anche il fatto che riesce a proporre nuove serie televisive che, come sappiamo, coinvolgono molto il pubblico italiano, diciamo che si sta proponendo come uno dei primi canali televisivi italiani, anche se è una televisione satellitare. certo, certo. Beh, però insomma sta, in questo momento possiamo dire che sta su quei livelli, insomma, delle TV via cavo statunitensi o anche americane, o anche Sky UK, no? Quella sì, britannica. Sì, sicuramente. Effettivamente gli anni in cui Sky ha vissuto di questo benefit da parte dello Stato italiano, delle tasse pagate per metà, abbiamo visto una sonnolenza da parte dell'editore. Certo, questo è vero. Questo però alle volte ci dice anche che della sana concorrenza non è male. Vero. Detto questo, a un medio fruitore di televisione come me, che non ama pagare la televisione e ne guarda anche poca, perché io al di fuori delle serie televisive non guardo nulla, qualche telegiornale, devo dire che non è un po' proponibile, nel senso che me le guardo piratate, lo dico perché sono fiero, sono fiero di non pagare i capitalisti americani che ormai hanno invaso la nostra televisione. E che altro dire? Insomma, quando si porta il mercato televisivo a livello competitivo, in effetti vince poi il più forte, e il più forte probabilmente in questo momento è Sky, non Mediaset, che ha campato per anni sulla supremazia facile e a mani basse sulla RAI, data anche da dirigenti RAI messi dalla politica lì per fare il bene di Mediaset. Salutiamo intanto il nostro editore Marco Palumbo, buonanotte, va a dormire, ci ha ascoltato fino adesso con tanto entusiasmo. E vediamo un po' se sono... Vai, continua, intanto noi stiamo scaricando... No, vabbè, continua, il discorso è finito. Che cosa vogliamo fare? Certo, insomma, c'è poco da fare. Cioè, sono contento che l'AMC continui a produrre The Walking Dead, sono contento che le altre reti continuino a produrre trasmissioni tipo Falling Skies, Game of Thrones, dopodiché dico che non gli do una lira, certo, me le guardo tutte online. Abbiamo questa grande fortuna. Internet non serve solo a far urlare i grillini ad ogni stronzata, serve anche, insomma, a chi vuole godere di alcune cose, sapendo o meno della loro... Sì, dobbiamo fare uno scherzo a quarto. Io proporrei una chiamata in diretta al signor Quarto. A quest'ora ha portato i cani a pisciare, a mear. No, lui li porta la mattina. Chiamiamo un cane del signor Quarto. Un cane del signor Quarto. Un cane del signor Quarto andrebbe anche bene. Che altro tipo di soundtrack ti tieni in mente? Revolution non c'è. Revolution potrebbe essere una bella serie televisiva, anche se magari sono un po' usciti, perché in effetti se uno segue la trama della prima serie forse era meglio concludere lì con qualcosa di eclatante, anche perché la prima serie che l'hanno fatta in parecchi episodi, se non sbaglio 15 o 16, quindi molto... E anche la storia sembrava essere arrivata a un fine, poi hanno deciso di interrompere, di andare avanti. Sì, di andare avanti, ma se fosse finita lì ce la saremmo ricordata come una bella serie televisiva, finita, per carità, con un qualcosa di molto interessante, perché la fine dell'elettricità come noi la intendiamo, e quindi il ritorno all'indietro nel passato, un po' gli uomini, diciamo, del Medioevo, per persone come noi è molto interessante, nel senso, io almeno io che sono malato di internet, telefono, luce, tutto quanto, non ce l'avrei mai fatta, e vedere scontri anche epici fra gruppi di umani che si scontrano per il possesso territoriale mi riporta un po' al Medioevo, a quello che erano le grandi battaglie del Medioevo, e era qualcosa di simpatico. Poi effettivamente una volta, adesso io entro magari più nel telefilm, dove dico che nella prima serie arriveranno alla torre dove erano stati creati i nanorobot che avevano inglobato la corrente elettrica. Sì. A quel punto, in effetti, se fosse terminato con i nostri eroi della serie televisiva che riuscivano a riattivarla e che il mondo fosse riuscito a ripartire come era 15 anni prima, non avrebbero fatto un torto a nessuno. Purtroppo il solito capitalismo americano, che cerca di capitalizzare qualsiasi tipo di espressione artistica, ha deciso che la serie, visto che aveva fatto buoni ascolti, doveva andare avanti, e un po' ha stravolto la trama. Oh no! Esatto, ecco, allora l'abbiamo trovata, grazie a Pietro abbiamo trovato la sigla di Strike Back, una bellissima serie che a noi piaceva molto, sì. C'era anche una bellissima... una bellissima lì, comandante lì, Linda. No, che Linda. Ciao Linda. Intanto vediamo che c'è una foto di Luca Quarto che è apparsa, insomma, che sembra si veste così Luca Quarto in casa, quando gira per casa, la sua vestaglia, la vestaglia di Luca Quarto, non anche scriverlo. E il signor Liberotti che mi prende foto da internet con il copyright sopra, ne vogliamo parlare? Esatto. Allora io direi intanto di far ascoltare ai nostri ascoltatori, che intanto io non vorrei dire niente, però Alessà, però io ti faccio notare che qui continuano ad aumentare, signori, ma all'1:40 perché di notte siamo arrivati a 6 ascoltatori. Io parlo con i 6 ascoltatori in diretta, io vi voglio bene. Veramente, perché alle 2:20 di lunedì sera, ma che cosa state facendo? Allora io ve lo chiedo, per favore, vi imploro, scriveteci che cavolo state facendo e scrivetecelo sulla nostra pagina di Facebook, la pagina della Penya Blaugrana Roma, Penya con la Y di York. Mi raccomando, scriveteci che state a fare, scriveteci che non vi piacciamo, scriveteci che vi piacciamo, scriveteci che volete andare con Liberotti, che è un bel ragazzo, che ha barba, che volete sentire Davide Di Carlo in diretta, che non si riesce a contattare perché alle 2 di notte mi ha pisciato la chiamata. Esatto. Ma quindi, chissà che sarà facendo. Scriveteci, fateci sapere che siete vivi, vi vediamo, perché vi vediamo, ma fateci sapere che siete vivi. Vi vogliamo, vi vogliamo con noi, vi vogliamo sentire, vogliamo sapere che ci siete. Esatto, sono pienamente d'accordo con Alessandro, pienamente d'accordo con lui. Allora, come si intitolava sta cosa, Shorty? Pietro? Ma che è dotta, scusa? No, l'ho salvata qui, cioè, e tu al di là dell'acquario non fai nulla. Molto bene. Allora, vi lasciamo adesso con... la sigla di American Horror Story, Dominique, giù, detto bene? Sì. E poi quella di Falling Sky, poi rientriamo e vi facciamo sentire anche quella di Heroes. Sì, però di American Horror Story, la seconda serie. La seconda serie. Non è come. Ma è? Dominique. Vabbè, ecco American Horror Story. Dominique, Nick s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, Nick s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, Nick s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon.